non avessi fatto attività sportiva nel momento, diciamo, della fase critica, quella tra i 15 e i 18, probabilmente non avrei imboccato la strada giusta, ma sarei stato tentato di andare dietro alle possibili cattive compagnie che tante volte si possono incontrare. Quindi lo sport ti aiuta, e secondo me chi fa attività sportiva, chi segue l'attività sportiva e soprattutto le famiglie non devono mai mettere in competizione scuola e sport. Lo sport aiuta lo sviluppo cognitivo, lo sport aiuta a raggiungere gli obiettivi, a capire quanto sacrificio ci vuole per raggiungere, di regole. Mancano gli spazi in strada, lo sport si può praticare anche all'aria aperta, i ragazzi devono uscire, avere gli spazi dove giocare e capire quanto sia importante dal punto di vista anche della, ovviamente della socializzazione, ma dal punto di vista, diciamo, delle relazioni. Oggi i vari strumenti che abbiamo, Twitter, Facebook, tutti i social network, ci portano a un completo isolamento, si vive quasi una sorta di mondo parallelo, ma poi l'interazione vera, quella che si fa incontrandoci al campo, per strada, giocando, facendo una passeggiata, andando sui monti, andando in bicicletta, visto che qua avete una bellissima passeggiata, manca per la crescita personale individuale. Quindi, mentre prima il giovane si avvicinava allo sport perché sentiva un desiderio soprattutto verso l'agonismo sportivo, oggi si avvicina allo sport perché sono i genitori che pungono il ragazzo a portarlo allo sport. Oggi purtroppo dobbiamo vedere che i genitori sono tutti sugli spalti, in piscina col cronometro, in palestra a urlare, sul campo di calcio picchia questo, picchia quell'altro, per cui è negativa l'interferenza del genitore nei confronti del figlio nella pratica sportiva. Nel momento in cui uno si pone un desiderio, deve lavorare, come hanno detto loro, sacrificarsi, fare allenamenti, la partita tra una o due settimane, lo scontro al vertice, sono cose importantissime. Questa società sta annullando una cosa bellissima che è il desiderio, e noi ce lo dobbiamo riconquistare tutti assieme. Lo sport per la disabilità è fondamentale per porsi degli obiettivi, per sentirsi parte di qualcosa. È straordinaria l'efficacia che lo sport ha nel mondo dei disabili, però anche qui ci sono due parti, poi c'è di nuovo la disabilità e lo sport per disabili a livello agonistico, e poi c'è lo sport per disabili integrato con i normodotati. Sono mondi paralleli bellissimi che noi dobbiamo sostenere e incentivare. Come Regione Liguria abbiamo dato una premialità a tutte le manifestazioni che si occuperanno del tema della disabilità, quindi avranno un contributo leggermente più alto proprio per spingere su questi temi. Che gli amministratori pubblici si sono sempre dimostrati insensibili verso le problematiche dello sport. Sempre. E noi siamo qui in una città e una provincia che ho vissuto per 40 anni lo sport come dirigente, e posso dire che abbiamo sempre avuto delle grosse difficoltà verso le per risolvere le problematiche dello sport. Quel che ho detto è quel che abbiamo fatto, accompagnato da delibere, noi abbiamo fatto un bando sulle palestre scolastiche, noi finanzieremo le palestre scolastiche, stiamo preparando il DDL per diciamo, portare l'educazione motore obbligatoria all'interno delle scuole in collaborazione con il CONI. Finanzieremo di più le manifestazioni sul tema della disabilità, sono delibere, te la mando. I problemi che hai citato sono problemi locali, gli investimenti li fanno i comuni, la gestione delle palestre e degli impianti sportivi la fa il comune. Se il comune ha mancato, bisogna capire che altri comuni hanno fatto meglio, i cittadini di Sanremo si devono domandare chi ha sbagliato, perché ha sbagliato e la scarsa attenzione che c'è stata. Sanremo è un comune rispetto agli altri ricco. È impensabile che in questi anni, dagli anni 20, non sia stato investito poco nell'impiantistica sportiva.